Bentornati e bentrovati. Posso presiamo di nuovo su? Mi sono 3-2. Il buon dottore. L'istituto Addermeier per le malattie infettive. Alexandria Ipezia, capo alchimista. Ipezia. Era un solarium per aristocratici viziati in convalescenza. Ora è un luogo di studi alchemici. L'uccisore della corona che colpisce in mio nome deve essere fermato. Spero che la dottoressa Ipezia possa aiutarmi. A Sir Konos dicono che sia brillante e altruista. Qualcosa mi dice che non lo è, in realtà. Ma non lo so. Quello è il mio scetticismo. Certo che però, sì, io ripeto, tutte queste cose di movimento sull'acqua, cioè, un po' pericoloso, eh. Posso capire che sti piloni sembrano. Però è sempre metallo. Sotto agenti atmosferici, salsedine, acqua del mare, tutto quello che ci puoi mettere. Ok. Let's see what we can cook here. Personale della Gran Guardia, per ordine del Duca, chiunque verrà sorpreso a discutere di Addermeier con persone non autorizzate sarà condannato e imprigionato. Ah, 20.000 monete. Quanta roba! Delle rune, il tempio è lì. Allora sì, ho solo due dardi, quindi speriamo non Stanno ce ne sia. ancora facendo manutenzione al relè delle carrozze. Controlliamo. Credo vogliano solo assicurarsi che sia tutto ancora in ordine. Nessuno viene più qui, ma non si può mai sapere se e quando il duca manderà qualcuno a controllare. È strano, ma è interessato ad Addermeier. E si è divertito nel Ma farlo. ce n'è uno qua, cazzo. Allora, che ne pensi? Dovrebbe sta coperto. Aspetta. Non mi fido. Guarda, quello che ho scoperto, però, se devo fare il trofeo tipo fantasma o cose così, mi conviene farlo con corvo. Perché il corvo è quello messo meglio per quanto riguarda stealth. Sono come una calza senza la gamba. Ecco cosa valgo. Niente. Anzi, nero. Quindi se ne ho due e gliene do uno, ne ho ancora uno. Non ci credo, questa cosa l'ho vista fare, eh. Non sapevo che funzionasse. Se quando tu parti il coso, tu premi R1 davanti, parte lo sconto, parte R1, tu gli dai una specie di cioppola e lo stendi. Non ci credo, qua ne è rimasto uno, ma. No, non ci credo, ce l'ho fatta. Pure questo l'ho vista fa. È difficilissimo fare quella cosa. Scusate, mi prendevano i capelli. Merda. Quanti siete? Lo so che sta là. Rimani là. Stile. Qui per mesi, sai che non puoi entrare nell'ufficio della polizia. Vi prego, ci vorranno solo. Guarda se non la buttano. Tre. Aspettato quello che stava lì? No.
Ma no, darti da balestra normali, no. Ma il problema è che se ne attiro uno, ne attiro tutti. Non ci posso fare niente. Brutti bastardi. Sai che fantasma non lo so giocare. Se uso sto trucco fantasma me lo gioco. Sa con cosa ho a che fare. No, 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 no. Immaginato? No, di sicuro. Fanculo. Vabbè. Due corpi beccati e probabilmente anche visto. Amen. Data bene finché è durata. Ehi, chi sei? Non ti muovere! Oh, andrà bene finché è durata. Oh. Questo, se non sbaglio, premi R1 per bloccare con la spada. Premi R1 al momento nemico di sbilanciare per la possibilità di sferrare un contrattacco. Se non sbaglio, se io premo R1 al momento giusto in cui mi para, io posso. Io ho finito tardi, però. Finito tardi, porca miseria. Scusate. C'è una runa qui. Soldino. Vado a prendere il soldino. No, non ci vado più. Pieno di guardie. Amen. Il soldino. So. Ah, bastardi l'hanno uccisa. Non ce n'era bisogno. Il duca di Sirconus. Ora. Questo cos'è? Beh? Non posso aprirla? Ah, no. Sì. No. Vuoi vedere che... No, non ci credo. Ah, che cazzo. Ho detto, vuoi vedere che mi permette di saltare sull'orologio in qualche maniera, invece... O lo posso mettere? No, l'idea sarebbe stata anche più buona, tipo, a tirarli fuori e metterci la mina. Come uno andava. Oh, per Dio. Prima ci sei salito. Oh, ma che cazzo c'hai? Salta. No, non salta. Raga, io non sto scherzando quando dico che non salta. Ah ah. E cosa ho risolto? Là c'è il pannello. Aspetta, vado a andare di qua prima. Codice della cassaforte? 437. Ok. Ok, ok. Questa? Ah no, questa c'è. Wow. Un giocattolo dell'uccisore della corona. Un giocattolo, una vittima. Un giocattolo. Emily. Emily. 837 ha detto, vero? Sì.
Ora 537. Quattro, tre, sette. Sì. Potevo andare più in là proprio. Col primo numero. Cosa abbiamo? Filo di rame. Fuck yeah. Così questo funzionerà molto più in fretta di prima. Yes. Direi che possiamo andare. Sì. No. Forse. No, questo no, perché l'olio di balena è come una bomba. Penso che mi faccio tanto male se scendo di qua. La stessa cosa qui? No, ok. Terapia intensiva, ufficio di Ipatia. Si capisce dov'è il piano prima. Ah, eccolo qua, 1, 2, 3, 4, 5. Cazzo, è un ascensore! Questa camicia puzza. Mi serve un uniforme di ricambio. Io muoio. Ok, questa è una cazzata. Non lo fate, per l'amor di Dio. Però voglio vedere che succede se io sparo al vetro. No, vabbè, era troppo da vedere. C'era lui che gli faceva bla 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 al cane dietro al vetro. Gli ho sparato al vetro e è spartito il cane e l'ha ammazzato. Ma poi che c'è sta a pensare? No, non c'ho i poteri. Peccato, se mi facessero leggere i poteri a prescindere. Sto andando al piantino dell'ufficio, è al quarto piano. Ci posso arrivare lì? Non credo sia una buona idea, Matteo. Matteo, che cazzo hai fatto, Matteo? Porca vacca, c'hai solo due dardi. Mannaggia. Che resti dove vogliamo. Hai bestia non... Chi va là? Lo so, infatti. Deficiente io. Oh. Ma sei scemo, non vieni a controllare l'ascensore. Ma voi siete ufficialmente scemi. Ma venite a controllare l'ascensore, no? Ma questi sono scemi. Ma controllate l'ascensore. Non vedete che non c'è nessuno dentro? Qualcosa non quadra, no? Ma che cosa, come vi pagano? Passepartout. Credo. Non ne so, ho preso una chiave, pensavo. La prima cosa che mi è venuta in mente. È l'area di convalescenza. Non ho idea di dove sia la convalescenza. Aspetta, testi e mappe. Mappe. Convalescenza 4. Ah, ok. Però mi sa che non mi conviene prendere l'ascensore. Qua c'è un audiografo. Le amnesie peggiorano. Mi piace. Meglio controllare. Rocco, neanche arrivare. Non muoverti! Sei deficiente. Ma mi ritrovo sempre più prigioniera del mio laboratorio. Sei ufficialmente deficiente. Mi lasciano in pace, ma mi sento controllata. Ciò che mi rattrista è la perdita del mio lavoro. Ho sempre apprezzato il legame con le persone più bisognose di aiuto. I lavoratori e le loro famiglie. Ogni volta che sento di una nuova epidemia di febbre o che un nuovo malanno si diffonde tra i minatori,
Mi addolora non essere lì per poter alleviare le loro sofferenze. Prima è uscito un tizio, dove cazzo sta? Eccolo là. Non mi fido, lo voglio stem. Ma non è lui. Era vestito di rosso, questo è blu. Ehi, si, ho fatti riposo. E da qua dove si usciva? Ah, forse dall'altra parte. Ok. Jesus. Provo tanto piacere nel vedere come la storia venga distorta ogni volta che passa da un orecchio all'altro. Una creazione imperfetta, compresa per metà e mal ricordata. Negli anni a venire, la storia dell'uccisore della corona sarà distorta e falsata, plasmata come metallo duttile. Per alcuni, un mostro da eliminare, per altri la vittima di un tradimento. Rimasta in vita perché alla fine si è agito in un altro modo. Ma tu ricorderai sempre la verità, vero? O almeno la tua verità. Di che diavolo sta parlando? Spero che accettino il mio trasferimento. Devo fare la strada fino a un altro distretto. Oh, vialo. Ma dove cazzo sei arrivato tu? Dove sei entrato? Da qua. È mezza protesi. Ti metto qua. E tanto ormai mi hanno pure beccato quattro volte. Fantasma me l'avevo andato. Vabbè, non era obiettivo proprio farsi. Magari fantasma riesco a farlo meglio col corvo che c'ha i poteri. Col corvo, se fa un playthrough secondario col corvo, ci faccio i poteri. E come? Sei pazzi, non faccio i poteri. Ah, eccola, forse questa. Alexandria Ipezia. Allora, voglio andare sopra. Vediamo che succede andare su più sopra. Abbiamo solo un dardo, eh? Un infarto no, ma poco ci manca. No, quello di dietro. Area di coscienza quarto 3, terzo piano. Ma credo sia una buona idea. Mi nasconderò sempre in questo angolo, sperando che non mi... C'è una runa lì. Cos'è stato? Appunto, vedi. Uno solo? Che se mi potessi arrampicare là sopra sarebbe meglio, ma non posso. Ci ho provato.
Nazione. Dai. Cazzo fai? Prego. Mi è uscito. Dove cazzo ficco io questo cadavere adesso? Dove lo ficco? Lo metto qua. Cadavere poi, corpo. Ora rito. Trattamento piro rinforzato. What? Per domani le previsioni del tempo ci permettono una bella giornata da solo per... Fototerapia. Sedi rotella se necessario, metri in del turbasco. Oh! Dici, non abbiamo la roba. Usiamo i... Oh porca put... Via. Piano. 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 Ah, svengono, cazzo. Vabbè. Non poteva essere peggiore. Come la porta è bloccata. Finché non distruggo quel nido è la fine. Se non sbaglio non hanno tregua finché non ti ammazzano. Che cazzo ho fatto? Di merda. Che roba è sta cosa? Sapete che me la sogno stanotte sta cosa? Sì. Dimmi che se può aprire. Oh, ti ringrazio. Però io voglio aprire quella porta. Pensavo di poterli distruggere con la balestra. Questo è rotto, è già vecchio. Porco due. È snervante questa cosa. Ok. Cosa sto per fare? Che vuol dire? Ah! Comincia a farsi di... Buona questa. Non letale. Buona. Ok. Potevo evitare fa tante cose. Ma vabbè, fantasma me la so giocata sta botta. Sti cazzi. Non è proprio necessario avere fantasma. What? Ho ancora qualcosa sotto le unghie. Con cosa stavo lavorando? Tintura di iodio, forse. Oddio. No, allora non lo spoilerò. Però penso di sapere chi sia. Ha parlato di amnesia. Tutte quelle cose del sangue.
Aspetta un attimo. Ho fatto un casino prima. Vediamo dove cazzo sta andando, eh? Ah! Cosa mi dice se scendo? Aspettate un attimo. Sapevo io, come se può uscire, questa sta uscendo tutti i giorni. Da. Metteranno il lockdown di nuovo, se cazzare con una iena io vi sbatterò in faccia. Il fatto che è uscita già 4 volte. Ah. Allora. Non lo so se mi conviene. I dardi ne ho uno solo, quindi nel caso. Prima non perdevo le cose. Ora. Credo di aver capito. Ormai è piuttosto appurato che. Se l'avrà fatta a pezzi. Bastarda. Eccolo Vasco. Stai bene? È stata Aipezia. Lo so che non sa di esserlo. Ma non sa di esserlo. Lei ha sviluppato un siero per i minatori. Ma la prima versione distorceva e mutava la sua mente. Per me è troppo tardi, ma forse puoi salvare lei. È una brava persona. Cosa posso fare? La cassaforte nella terapia intensiva. Devi scoprire come fare l'antidoto. Aiutala. Terapia intensiva. Il codice della cassaforte è 121. Bastarda! Mi sono sempre chiesta che sapere avessero le tue carte, mio caro assistente. Ok. Scopri dove si trova sopra. Non c'è più. Cos'è successo? È teletrasporto, idiota! Ce l'hai pure tu. No, non ce l'hai più. Dite che se riesco a farcela a prenderla col dardo. Sapete che non so. Di solito sti boss, se cerchi di prenderla col dardo. Non lasciarmi prendere il vice sacerdote. Ma il duca è un codardo. Vasco, dove cazzo stai? Vasco! Dardi incendiari? What? Oh, that's cool. Terapia intensiva. Secondo piano. Mi serve un dardi narcotizzanti!
Lei è nello stesso piano. Cazzo. Sti cavoli. Aspetta, ma ho scelto giusto? Terapia intensiva, ha detto, no? Terapia intensiva dove sta? Sei. Ah, al secondo piano, sì. Bestia che voleva mangiargli il cervello. Capisco. Tienilo per te, d'accordo? È inutile seminare il panico. Signor sì, signora. Bi, potreste se vuoi. Se riesco a farlo ragionare. Ma che c'è qualcosa che non va ad Atterby. Mi ha sparato. Dimmi che non ero. Strangolarmi. Non avevo scelta. Ma... è stata la febbre, credo. Poveraccio. Non sai che lo potevo salvare. Finché non fa... allora, secondo me, se me beccano e se crea casino, quella si teletrasporta da me. Perché secondo me c'ha gli stessi miei poteri. Non so per certo, ma secondo me sì. Cazzo, spero che non dovessi salvarlo. Che c'è qua sotto? No, tardi... mi servono tardi narcotizzanti. Ci devono essere da qualche parte, no, per la miseria. Cazzo, è, un lab... è un me... una cosa medica. Cioè, un paziente pazzo, un paziente isterico, come lo si è? Dimmi che no. Ma sai che se lo salvavo mi dava la chiave e potevo andare sul tetto. Scommetti? Ah. Vabbè. Al diario di Vasco, ecco qua. Com'era la casa, sta porta? 1 2 1. Speriamo sia dentro. Tirare tutti gli ingredienti soliti insieme, compresi sali d'alluminio. Fatto. Aggiungere gli albumi. Prendere in cucina con discrezione. Oh. 2 settimane nella mia cassaforte. Lontano dalla luce, solo dovrebbero innescare. Dato da un cadavere umano infetto. Se la dottoressa Ipatia fosse insieme, questo messaggio andrebbe quando. Scatola la luce, la finale, iniettare il prima possibile. Gli appunti di Vasco. Ma stai scherzando? Devo far... ma stai scherzando? Dimmi che ce l'aveva già fatta. Oh, il siero base. Ma tu stai scherzando? Finalmente capisco. C'è una parte di Aipezia che lei stessa non conosce. È Sokolov! Stessa... veloce, veloce! Disgustoso. Ma va. Ma c'è una cura, un antidoto. Proverò a somministrarla. Uno dirà sicuramente, vai a prendere gli albumi in cucina. La cucina sta tipo al piano di su. Ehi, cosa? Oh, Alexandria. Manca qualcosa. Mi sa che ho fatto una cazzata. No! No!
Siamo sicuri? Ma siamo sicuri? Non ci devo aggiungere la roba? Ah no, il siero base l'ha fatto lui nella cassaforte. Io ho inserito il cuore. Ok. E come intendi iniettargliela, scusami? La devo prendere le spalle io per iniettargliela. Non puoi metterla dentro un dardo? Per il suo bene, speriamo funzioni. Carità di Dio, non c'è me, non pensarci a sta cosa. Mettila dentro un dardo, no? Sta sali su. Cazzo. No, no, no. Non torno a dormire. Non me ne vado. Non ne ho alcuna intenzione. Oh, lo fai o ti addormento? Bestia interiore. Dottoressa. Ci sei? Sì. Mi scusi. C'è qualcosa che non va in me. Forse ho contratto una malattia mentre lavoravo con campioni infetti. No, qualcuno l'ha avvelenata. Ma ora sta meglio. Ho trovato delle note per creare un antidoto. Avvelenata? Non ci pensi. Me ne occuperò io. Se le serve un posto per qualche giorno, venga a alleato su una barca chiamata Dreadful Whale. Sì, ma non abbiamo svoltato niente perché dobbiamo capire dove cazzo sia Sokolov, anche se penso che questo sia Sokolov. Dio, speriamo non c'è più questioni del tipo gli hai detto che... Allora, ci ha detto molto culo che... Sì, lei ci ha attaccato ma ha potuto fare al volo. Non pensavo salisse fino sopra. Ho detto, mo sta a salire. Ho detto, cazzo, sta a salire, mo che faccio? Devo far sì che lei non mi becca. E invece, lei è salita. E invece pensavo che non arrivasse fino qui. Ma è vicino. Ma perché col corvo io posso sentirli? Con lei no. Però non siamo nulla. Forse non è niente. Che stavolta mi sono fatto furbo, sono passato dall'altro lato. Mezza ai fresche. Fresche fresche. Ora ce ne sta uno dentro la gabbiola e l'altro è dritto davanti a me. Domanda: come faccio a passare quello della gabbiola? Che prima non l'ho fatto, ho dovuto rifare la boss battle. Che poi non è stato. Alzato. Ecco la torretta. Porca puttana. Ti dimostrerò come mi sono Ma che l'ha ucciso? Personale della Gran Guardia. Più tardi ripulirò il tuo sangue. Sto counter. Ok, incosciente, meno male. Dementi.
Lo butta l'ultimo dardo, affanculo a quel testa di minchia. Che balle, dove perde l'ultimo dardo così a random. Eh no, sono tre. Domanda, come cazzo ci arrivo io fino laggiù? Faccio io qua? Ma come faccio? Questo non lo posso stendere. No, 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 no. Comincia a disse stronzate che mi vedi a random. Ok, ho un'idea. C'è qualcosa che puzza qui. Aspetta a me il compito di pulire. Mamma mia. Ho usato quel trucchetto del cacchio. Come faccio io a disattivare la torretta? Se non ci posso andare in nessuna maniera. Ah, posso scendere qua. Mi conviene che scendo subito. Vabbè, l'importante è non beccamani, è beccamani pulite. Se proprio devo scegliere di fa fantasma quell'altro là, ma ci vuole più tempo. Come faccio a distruggerla io, a disattivarla questa torretta per cazzo? Un'ottima domanda. Corri! Non t'ho detto di prendere quel maledetta pistola ogni volta. Ma non ho capito mica come disattivarla la torretta. Sparo la luce. Pia, fermo. Ti prego, prendi la corda. Oh! 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 Let me get the fuck out. Let me get the fuck out. Sbrigati! Sì, vabbè, mo sta a fare la schizzinosa. Sta a fare la schizzinosa sul parcheggio. Potevi anche entrare in entrata d'effetto e andiamo, se ne no. Ma avversione abbiamo fatta? Ma non abbiamo trovato Sokolov. Possiamo andarcene. Non mi piace qui. Siamo pronti? Sì. Perché Sokolov non l'abbiamo trovato. A meno che non è quello che è morto. Avete trovato Sokolov? No, ma Ipezia era l'uccisore della corona. Cosa? Non ci credo. Il duca l'ha indotta a iniettarsi una dose avvelenata del suo stesso siero. E l'ha cambiata. Ma ho trovato l'antidoto e ora è viva. Se ricorda gli omicidi, dovrà conviverci. Come tutti. E invece Sokolov? È in mano a un uomo chiamato Kirin Jindosh. Lo conosci? Kirin Jindosh. Tutti lo conoscono. Kirin! Il grande inventore di Serkonos. Allora tocca a lui. Maledetto Kirin! Sempre in mezzo! Quel cavallo di merda! Lo so, fantasma dato di merda, lo so. Vabbè, pazienza. Sicuramente potevo salvare anche coso. Tempi. Vabbè, il tempio l'abbiamo ottenuto. Le monete non tonte. Dipinti uno e due progetti. Vabbè, pazienza. Quanto riguarda fantasma, amen, raga. No, di certo non mi metto a fare tutti i livelli per fare fantasma. Se ne parla proprio. Perché sarebbe proprio impossibile al momento per me. Quindi, no, per fare fantasma ci vuole corvo. Coi poteri.
Quello ci vuole. Per fare fantasma ci vuole corpo con i poteri. Soprattutto più dardi narcotizzanti. Quindi. E niente, è stato tosto sto livello. Dropset Staiello mi dà più parti, dove uno arrivo fino a un certo punto e poi l'altro faccio il boss. Dunque, fatemi sapere la vostra. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Vi ricordo che il canale di contatto sul mio canale. Vi ricordo che con un gamepad a mano si può cambiare il mondo. Bye bye.